Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Festeggiati a Pesaro i 201 anni dell'Arma dei Carabinieri, alla cerimonia ha preso parte anche il neo presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. A giorni ha detto: presenterò la nuova giunta. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati al nostro telegiornale Occhio alla Notizia che questa sera si apre con la cerimonia per i 201 anni dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che si è svolta a Pesaro. Una cerimonia sobria ma solenne, in linea con i principi che ispirano l'istituzione. Si è svolta questa mattina nella caserma provinciale dei Carabinieri la celebrazione del 201esimo anniversario di fondazione dell'arma, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, iniziata con l'ingresso del picchetto e dei militari con i gonfaloni e proseguita con l'inno di Mameli e il canto dell'arma. Dopo la lettura dei discorsi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette, è intervenuto il Prefetto Luigi Pizzi, che ha sottolineato l'impegno profuso dai carabinieri in tutta Italia, in particolare nel territorio provinciale. L'Arma, ha detto, è e sarà per sempre un esempio di fedeltà, sacrificio ed efficienza. I cittadini hanno bisogno di essere rassicurati, hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine, e quindi l'Arma dei Carabinieri in questo senso è un presidio fondamentale. La consuetudine vuole anche che per l'anniversario della fondazione si è reso noto il bilancio complessivo dell'attività condotta dagli uomini e dalle donne sul territorio, bilancio che risulta positivo e che concretizza l'azione costante di prevenzione e contrasto al crimine. Dall'esame dei dati registrati dal 1 giugno 2014 al 31 maggio scorso emerge che le persone arrestate o denunciate sono state quasi 2.500 e di queste più di un terzo sono stranieri. Come ha ricordato il comandante provinciale Marco Filoni, inoltre, le operazioni sono state portate a termine grazie al lavoro del reparto operativo, delle tre compagnie e 34 comandi stazione, a cui hanno collaborato anche le unità cinofile. Comandante, oggi era presente soltanto una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri? Certamente, perché il resto della nostra organizzazione comunque è impegnata sulle strade per continuare a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in special modo, come dicevo prima, nei piccoli centri, dove in realtà noi giochiamo il ruolo di unico presidio di polizia presente sul territorio. Importante anche il lavoro svolto dai volontari. Nell'ambito della sezione di Saltara abbiamo un nucleo di volontari, costituito da 18 volontari, che facciamo funzione di volontariato tipo protezione civile. In quali casi è necessario il vostro aiuto e supporto? Casi di manifestazioni o calamità o allora ci sia necessitario. Nel corso della cerimonia poi sono state consegnate delle attestazioni di merito ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Il maresciallo Stefano Di Summa ha avuto l'onore di riceverne due a seguito di indagini complesse in cui sono state sgominate organizzazioni criminali dedite a furti e rapine. Ovviamente per lavorare bene sostanzialmente bisogna avere una famiglia tranquilla alle spalle. I nostri familiari purtroppo come noi sono soggetti un po' a stress, nel senso che non siamo a casa negli orari consueti e quindi fino a che la famiglia ci supporta riusciamo a ottenere dei risultati, diversamente non potremo farlo. A ricevere un riconoscimento è stato anche il comandante provinciale Filoni, omaggiato poi a fine cerimonia anche dai fratelli Filippo e Daniele Carboni con un ritratto realizzato dal padre Sergio, che raffigura Robusto Antonelli, carabiniere medaglia d'argento al valor militare a cui è stata intestata la caserma. Da quanto tempo porta la divisa? Sono 30 anni a giugno. Che cosa l'ha spinto a svolgere questa professione?
La professione del carabiniere è una professione a tutti gli effetti, insomma, bisogna crederci in quello che si fa, dare tutto quello che si ha e fare tutto per il prossimo, insomma, sempre disponibili per le persone, cioè bisogna crederci. Il mestiere del carabiniere è come quella del prete, insomma, è una vocazione, secondo me. E alla cerimonia era presente anche il neo presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, impegnato in queste ore nella formazione della nuova giunta. Con la vittoria di Luca Ceriscioli, grazie al 41% dei consensi, la Regione Marche è rimasta saldamente in mano al centro-sinistra e nonostante gli impegni dell'ex sindaco di Pesaro al lavoro per scegliere i componenti della giunta che lo affiancheranno nei prossimi 5 anni di legislatura, non è voluto mancare oggi l'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Il presidente intanto ha già cominciato una serie di incontri a partire dal suo partito, il PD. Poi seguiranno confronti con i partiti delle due liste che lo hanno sostenuto, Uniti per le Marche e UDC Popolari Marche, ma una notizia viene confermata: la giunta sarà composta anche da quote rosa. Sì, insomma, oggi sarà il primo incontro ufficiale iniziando dal PD, quindi nei prossimi giorni continuerà. Ho confermato l'assetto 3 uomini e 3 donne, adesso vediamo quali sono le proposte o le esigenze dei vari partiti dell'alleanza. Quindi non ci può già accennare qualcosa? Non c'è... Ancora l'incontro deve avvenire, sarà nel pomeriggio, quindi da lì inizierà la costruzione. E intanto, come ha detto, una cosa l'ha fatta, è andato a trovare i suoi studenti a Orbì. Sì, è stato un momento emozionante, molto bello e per loro, insomma, mi hanno lasciato professore un mese fa, mi ritrovano presidente, hanno vissuto insieme a me questo percorso, tra parentesi, per i ragazzi della regione è quasi una cosa sconosciuta, quindi è stato un modo anche per scoprire un'istituzione che non conoscevano. E dunque c'è stato, come avete sentito, oggi il primo incontro. Infatti Ceriscioli ha incontrato il segretario regionale del PD Francesco Comi questo è il primo di una serie di incontri di faccia a faccia per la formazione appunto del governo regionale. Non è stato fatto alcun nome, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del PD regionale. Dal partito comunque c'è la disponibilità a mettere in giunta 2 donne e 2 uomini, un quadro che dovrà garantire rappresentanza dei territori nel segno di una stabilità e unità del partito regionale. Si legge: ufficialmente non si è parlato neppure del vicepresidente della giunta, ruolo che potrebbe anche andare ad uno degli alleati. I nomi dei futuri assessori donna del PD sono facili da individuare, le uniche 2 elette, Anna Casini e Manuela Bora. La terza rappresentante femminile può essere indifferentemente espressa da UDC Popolari Marche o dai Laici Uniti per le Marche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di cavaliere alla dottoressa Maria Capalbo, direttore dell'Area Vasta 1. Questa onorificenza è stata assegnata il 2 giugno scorso dal prefetto Luigi Pizzi, che ha consegnato alla dottoressa Capalbo appunto questo riconoscimento nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino. Per manifestare il dissenso nei confronti del disegno di legge denominato la Buona Scuola, questa sera si svolgerà a Pesaro una fiaccolata a cui parteciperanno docenti, personale ATA, genitori e studenti. L'appuntamento è previsto per le ore 21 alla Palla di Pomodoro per poi raggiungere il Teatro Rossini. La protesta è organizzata dai sindacati unitari del settore scuola e si inserisce in una serie di iniziative nazionali con l'obiettivo di rivendicare il diritto allo studio e al lavoro che la legge di riforma sta modificando. Cambiamo argomento. Dal prossimo anno i residenti di Sassonia Sud potranno tirare un sospiro di sollievo perché ci sono buone notizie sull'avvio dei lavori per la difesa della costa. L'amministrazione comunale di Fano infatti ha presentato il progetto complessivo agli uffici competenti regionali. L'intervento prevede sia l'elevazione delle scogliere sommerse fino ad 1,5 metri sopra il livello del mare, sia la realizzazione di altre nuove scogliere verso nord. Nella giornata di ieri inoltre la Giunta ha approvato il progetto definitivo per il secondo lotto di lavori. L'8 luglio invece
inizierà la gara d'appalto che si concluderà a metà del mese di dicembre. Poi si potranno avviare gli interventi stabiliti. Vi ricordiamo che entro il 16 giugno prossimo è necessario versare l'acconto dell'IMU e della TASI per l'anno d'imposta 2015. Il versamento va effettuato tramite modello F24 in tutti gli uffici postali e negli sportelli degli istituti di credito. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Fano oppure recarsi negli orari di apertura all'ufficio tributi di Piazza Andrea Costa a Fano. La settimana scorsa vi abbiamo parlato e mostrato una discarica a cielo aperto nella spiaggia all'altezza di via Fratelli Zuccari a Sassonia Sud di Fano. Dopo il nostro servizio ASET SPA ha rimosso tutti i rifiuti accumulati tranne una barca, infatti hanno spiegato poi dalla società pubblica è necessario per la rimozione di questa barca anche l'intervento della Polizia Municipale. Sentiamo il perché. Appena ci hanno consentito di poter accedere all'interno di quelle spiagge, noi abbiamo provveduto a ritirare tutti i rifiuti spiaggiati, cioè tutti i rifiuti prodotti dal mare, dalle mareggiate, e abbiamo pulito quella zona. Il problema però rimane per quanto riguarda una barca. Sì, effettivamente ci siamo trovati di fronte a un'imbarcazione, diciamo, e noi prontamente abbiamo segnalato il tutto ai corpi di polizia, i quali chiaramente dopo aver effettuato tutte le loro indagini per trovare se possibile il proprietario, ci diranno successivamente se quel materiale, che questa barca, può essere rimossa oppure non deve essere lasciata nella posizione in cui si trova. Fin quando noi non avremo questa determinata indicazione da parte dei corpi di polizia, non abbiamo la possibilità di poter rimuoverla. Non bisognerebbe abbandonare i rifiuti, ma comunque quando un cittadino trova un abbandono, vede un qualcosa di anormale sul territorio, chiaramente ci può avvisare e indicarci dove si trova quel determinato rifiuto. Può capitare che la posizione in cui il cittadino può trovare questo rifiuto sia abbastanza complicato da trovare, anche da spiegare. Allora sarebbe opportuno che il cittadino lasci anche un suo recapito telefonico, prevalentemente cellulare, con il quale avremo la possibilità di poterlo ricontattare per avere delle indicazioni più precise e ritrovare il rifiuto che viene messo in evidenza. Produttori marchigiani e del terzo mondo a confronto si è svolta questa mattina per la prima volta nella Mediateca Montanari di Fano la 7ª conferenza regionale del commercio equo e solidale. Dopo il saluto del sindaco Massimo Seri e del vescovo Armando Trasarti ha preso il via l'iniziativa denominata Nutrire il pianeta di giustizia economica. Tra i relatori sono intervenuti anche produttori di caffè e cacao dell'Uganda, del Togo e del Guatemala insieme ai trasformatori italiani. All'Istituto Tecnico Industriale Don Orione di Fano sono stati presentati i risultati di un'esperienza di alternanza scuola-lavoro a cui hanno partecipato circa 60 studenti. Con l'obiettivo di creare una sinergia tra il percorso scolastico e la realtà del mondo del lavoro, alcuni studenti del Don Orione di Fano si sono misurati in ambiziosi progetti di alternanza scuola-lavoro. Per questo l'Istituto Tecnico Industriale ha organizzato un workshop conclusivo in cui sono state raccontate le esperienze vissute dai ragazzi nelle singole aziende coinvolte nell'iniziativa. Tradizionalmente tutti gli anni nel secondo quadrimestre noi avviamo questa attività di alternanza scuola-lavoro che coinvolge la classe terza e la classe quarta, quindi sono circa una sessantina di ragazzi che sono coinvolti sia nelle aziende meccaniche del territorio sia nelle aziende informatiche. Il progetto è un progetto particolare perché non è il classico stage o tirocinio formativo, è proprio una vera e propria alternanza scuola-lavoro, cioè una metodologia di alternanza tra giornate a scuola e delle giornate, diciamo, in azienda, per cui è proprio
una metodologia didattica che permette ai ragazzi di sperimentare quello che vedono a scuola, sperimentarlo in azienda, quindi operativamente. L'Istituto crede fortemente in questo progetto, a tal punto che ha costituito un comitato tecnico-scientifico internamente alla scuola, al quale hanno partecipato l'amministrazione provinciale di Pesaro Urbino, l'Università Politecnica delle Marche e le associazioni di categoria del territorio, Confindustria, Confartigianato e Confapi. Abbiamo scoperto cose nuove, abbiamo lavorato, nel mio caso eravamo in due, ma abbiamo lavorato molto bene, è stato molto producente, insomma. Abbiamo fatto proprio anche cose all'esterno dell'attività scolastica, insomma, del programma regolamentare, è stato veramente, insomma, divertente anche come esperienza. Un tempo in televisione il venerdì sera era dedicato alla varietà. Noi questa sera su Fano TV non vi faremo vedere una puntata di varietà, ma una commedia in dialetto fanese che parla di varietà. Tarcordi e il varietà, questo è il titolo del guitto, una commedia spassosissima, tutta da ridere. Io mi fermo qui, l'informazione torna domani, grazie per averci seguito. Arrivederci.